Buongiorno e benvenuti a Casa Cesari. Un'iniziativa particolare che avete avuto qui è quello di accostare la bellezza dell'arte al vino. Il progetto del Wine Art è nato con alcuni professori dell'Accademia di Brera e nasce anche con l'idea di fare partecipare degli studenti dell'Accademia, quindi non degli artisti conosciuti e riconosciuti, che soprattutto hanno anche la possibilità di entrare in contatto con una realtà produttiva. I ragazzi dell'Accademia di Brera vengono da tutto il mondo? Vengono da tutto il mondo, abbiamo diversi ragazzi che vengono dall'Estremo Oriente, altri che vengono anche dal Medio Oriente o dall'Europa o anche dagli Stati Uniti. Vede, quello lì per esempio è un dipinto che è stato fatto da una studentessa iraniana e poi ci sono anche diversi dipinti fatti da ragazzi cinesi. Ci sono anche italiani. Ognuno ha portato le sue radici e la sua... Sicuramente ha portato, diciamo, nel dipinto quello che è la sua cultura. Fare il vino è un'arte, lo è ancora nel XXI secolo? Lo sarà sempre. In che senso? Nel senso che comunque il vino nasce da una mano artistica, che è quella della natura accompagnata a quella dell'uomo. E questa cosa non bisogna mai dimenticarla. L'elemento fondamentale che coniuga una bottiglia di vino nasce dalla natura e finisce con l'uomo. Quindi sono due elementi che comunque ci saranno sempre.